Where are you going? Going so fast tonight. Have you ever stopped beside the road to smell the rose of life? Take a breath. Buongiorno ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. E io sono di palestra. Avete visto l'intro, colazione e tutto. Sono le 7:15, è prestissimo. Allenamento di oggi, vi faccio vedere due esercizi: squat e una bella variante di lat machine che vi consiglio di provare ovviamente. Ora borsa pronta, si va in palestra perché pre-workout comincia a fare effetto. Allora ragazzi, sono tornato a casa, ho mangiato veloce e ora sto uscendo perché ho da fare dei servizi. Vi chiederete perché non vi faccio vedere l'allenamento, perché mentre riprendevo sia lo squat sia la lat machine ho pensato, dato che sto morendo, perché non spiegare tutto l'allenamento che mi sta dando tanti risultati. Allora ora esco, faccio dei servizi, vado a fare la spesa, vi porto ovviamente con me, poi torno, mangio e vi spiego tutto l'allenamento passo per passo, esercizio dopo esercizio. Quindi andiamo. Searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Birds jumping and I hear my name. Grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah. Eccoci tornati finalmente. Allora, ho appena finito di fare lo spuntino e devo parlarvi di questo fantastico allenamento. Ragazzi, mi sta cambiando, come vi dicevo. Allora, sono qui davanti al computer, vediamo di mettere una luce buona. No, meglio questa. Credo si vede meglio. L'allenamento l'ho scritto qui. Ora, vi dicevo, dura un'ora e 45 più o meno e è veramente devastante. Tanto è che penso di morire ogni volta che lo vado a fare. Però ragazzi, se avete la possibilità, provatelo e fatemi sapere. Ora praticamente mentre parlo vi faccio scorrere delle immagini, sia quelle che ho ripreso oggi e sia quelle che vado a ripescare dai video precedenti, perché ovviamente, come potete capire dal programma che vi spiegherò, non è qualcosa che posso riprendere perché sennò non mi allenerei. Quindi partiamo subito. Il primo esercizio che sono andato a fare è uno squat. Uno squat in 5 serie da 10 ripetizioni con un carico che oggi ho deciso di abbassare. Perché? Perché voglio migliorare la mia tecnica, voglio essere esplosivo in tutte le ripetizioni. Quindi ho deciso di abbassare il carico, l'ho portato intorno al 55-60% rispetto al massimale e mi sono accorto a fine allenamento che ero molto più stanco e ho sentito molto di più lavorare il gluteo e anche i quadricipi dei femorali, quindi tutta la catena cinetica posteriore ha comunque lavorato alla grande, quindi sono molto soddisfatto di come è andato lo squat. Dopodiché sono passato si comincia con le super serie, no? Super serie è di devastanti, ragazzi, devastanti. Comunque, panca inclinata manubri, vediamo se la riesco a ripescare da qualche parte. Comunque, panca inclinata manubri, 12 ripetizioni. Subito dopo la panca inclinata manubri, leg curl, 15 ripetizioni. E dopo aver effettuato la leg curl, subito 10 burpees. Alla fine dei 10 burpees recupererò 60 secondi e ripeto questi tre esercizi 4 volte. Ogni circuito, mini circuito che vado a fare, ragazzi, è ogni serie portata a cedimento cercando il massimo controllo del peso. Dopodiché, finite le 4 serie, sono andato a ho cambiato esercizi. Sono passato da una French press manubri, quindi
Magari vi faccio vedere quella con bilanciere per farvi capire il movimento, ma è una French press manubri fatta su panca inclinata. Dopodiché, quindi 15 ripetizioni qui questa volta, alternata a 15 ripetizioni di leg extension. Dopo la leg extension, 2 minuti di salto con la corda. Poi, finite queste 3 giri, quindi sono 6 minuti di corda totali, facciamo 2 minuti e poi riprendiamo il giro, quindi French press, leg extension 2 minuti e lo ripetiamo la terza volta. Sono andato a fare questa variante di lat machine, che ragazzi vi consiglio di provare perché sento veramente, veramente molto, molto bene. Utilizzo una presa non propriamente a pistola, però stacco il pollice, quindi il pollice non mi aiuta a no, ad attivare bene il dorso. Movimento completo e controllato. Anche qui 10, 5 serie per 10 ripetizioni con un recupero di 75 secondi. Dopo di questo andiamo con altri due mini circuiti e partiamo con il primo, dove avremo parallele, quindi dip, massimo numero di ripetizioni, squat jump, massimo numero di ripetizioni, 10 burpees. Anche questo 60 secondi di recupero, lo ripetiamo 4 volte, quindi i primi tre esercizi uno di seguito all'altro, poi 60 secondi di recupero e lo si ripete 4 volte. Parte altro circuito. Questo circuito invece sarà così composto: rematore a corpo libero, massimo numero di ripetizioni, plank, massima contrazione, quindi finché manteniamo la contrazione, 10 burpees e dopo 10 burpees 2 minuti di corda. E questo lo ripetiamo 3 volte senza recupero. Quindi, dopo i 2 minuti di corda, dopo i 2 minuti di corda, si riparte con il rematore a corpo libero e così via. Ora l'allenamento è finito, voi direte. No, non è finito perché il mio caro allenatore mi ha messo anche un Tabata dove vado ad alternare lo squat jump, come vi faccio vedere, e i piegamenti. Più o meno, se non sapete la metodica, sono più o meno 20 secondi di esercizio e 10 secondi di rest. Il tutto per 4 minuti. Ve l'ho detto, questo allenamento, ragazzi, è devastante, ma mi sta letteralmente cambiando. Quest'anno, a differenza degli altri anni, sto calando pochissimo i macronutrienti e ancora sono abbastanza alto e comunque già mi sto abbastanza asciugando a parità di peso. Quindi, anche se il peso rimane abbastanza stabile, sto vedendo che mi sto asciugando molto. Quindi spero che questa dinamica sul mio allenamento sia chiara, perché molti mi dite: Anto, ma perché non ci fai vedere più i tuoi allenamenti? Perché, ragazzi, riprendere mentre faccio tutti gli esercizi è impossibile. Dovrei trovare qualcuno che lo fa in palestra, ma alle 7:30 quando mi alleno io è abbastanza difficile, perché anche gli altri, capite, si vogliono allenare. Ora il video si è fatto abbastanza lungo, io vi rimando alla cena, spero che questo video vi sia piaciuto assolutamente, vi rimando alla cena, vi ringrazio se avete visto questo video, noi come sempre andiamo a bomba, cerchiamo di portare più contenuti possibili, il prossimo video sarà sullo sviluppo personale, un concetto bellissimo, domani è sabato e questo video esce di domenica, quindi già saremo partiti con la nostra Happy Challenge, l'abitudine che dobbiamo creare, ragazzi. Partiamo sabato, già ho avuto tantissime adesioni. Io ve le svelo su Instagram se mi seguite anche lì, vi lascio sempre il link in descrizione. E noi ci vediamo al prossimo video. Io vi lascio con la clip serale con la clip finale della cena. E un saluto da Anto, ragazzi, grazie sempre per il supporto. Ci vediamo alla prossima. Sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Yeah. Birds jumping.